Grazie mille. Grazie. Gringoys, mettetevi qui nel frattempo, non state là in fondo, state qui, che è brutto quando c'è l'intervista dietro non c'è nessuno. Poi se anche durante l'esibizione riempite i puff è sempre più bello, ma anche per gli altri gruppi. Ricordo sempre a tutti i gruppi, se possono rimanere verso le 11 faremo la foto con tutti insieme e quindi diventa un bel manifesto. Grazie, vieni. Siediti. Ciao. Piacere. Siediti qui. Grazie. Ciao, prendi quel microfono verde che è lui il microfono. Gringoise. Gringoise, sì, ormai è diventato Gringoise. È nato come Gringoise per un strano gioco di parole. Cioè, per un nome francese? Sì, da Turtoise, un gruppo anni 90, Noise, all'epoca. Cos'è Noise? Ma il noise è una cosa che suonavo negli anni 90, adesso non più. Che cos'è? Il noise, per me il noise sono i Sonic Youth, i vari progetti paralleli, Tastomore, quella... la parte rumorismo, americana. Esatto, rumorismo. Rumore. Lo strumento usato per fare rumore, un rumore che però ha una coralità, un'armonia, un senso, un suono. Il noise è stata la mia adolescenza musicale. Che nasce dall'industrial music, cioè la musica industriale. Sì, sì, l'industrial tedesca, non sono molto afferrato su dove nasce il noise, però sinceramente io conosco più la parte americana del noise. Cioè a te piace farti un bel tappeto di rumori registrati su cui ci lavori in studio e poi dopo fare sopra delle note. Sì, no, diciamo che allora il disco noise l'ho fatto, l'ho messo da parte. Poi abbiamo iniziato con le batterie elettroniche, abbiamo iniziato a fare delle cose un pochino più ordinate, perché all'epoca quando siamo nati noi nascevano i Blue Vertigo, diciamo che i Blue Vertigo c'erano già da qualche anno, ci hanno abbastanza influenzato, poi c'erano i Subsonica, insomma quella musica lì ci ha dato molto. Influenzato anche per una questione ambientale, essendo visto che ci abitavamo nello stesso quartiere. Quindi li vedevate, quindi ho detto se ce l'hanno fatta loro, perché no, erano di un'altra generazione, quindi non ci potevano intescarmi. Cioè, li vedevate vecchi già. Sì, li vedevamo come la generazione prima della nostra, sì. E un grande spazio c'è per la vostra musica. Ah, un grande spazio. Non lo dico in maniera ironica perché è così difficile oggi suonare, immaginati quando fai musica un po'. Sì, è difficile suonare, ma noi perseveriamo perché ci piace farlo, quindi suoniamo assolutamente perché ci piace. Quando sentiamo dal computer che esce una cosa che ci piace, siamo veramente felici, quindi poi... Mi piace perché di solito quando dice quando sentiamo dagli strumenti che esce qualcosa che ci piace, invece lui dice quando sentiamo dal computer che c'è... Devo precisare, allora, ovviamente la nostra musica nasce sia in sala prove che a casa. Molto spesso le idee vengono buttate giù a casa, poi vengono provate in sala prove, magari di quello che è buttato giù a casa poi non c'è più niente nella versione finale, però diciamo che il primo mood ultimamente abbiamo un batterista che oggi sì, che non è presente, non è questo presente. Ha portato il gruppo più in sala prove che in cameretta. Esatto, perché stiamo facendo un secondo disco che appunto è molto più sala prove, molto più diciamo creato in studio, in sala prove, non a casa, anche se comunque la nostra indole elettronica non la lasciamo perché è un po' il nostro marchio. Ma ascoltate, che ne so, i must dell'inizio, il Kraftwerk ad esempio. Bike? Solo Daft Punk? No, assolutamente. Kraftwerk mi piacciono un sacco, però li sento freddi. No, freddi no, perché è giusto che lo siano, i Kraftwerk freddi, è giusto che siano freddi. Me li sento un po' distanti, nel senso anche David Bowie per esempio mi piace un sacco, veramente uno dei miei artisti preferiti, però comunque quando lo ascolto lo sento distante. Cioè io cerco di ascoltare appunto i grandi miti della musica, che sono David Bowie, Kraftwerk, i Beatles, noi prendiamo molto dei Beatles e però anche i gruppi nuovi, ovviamente, senza, nel senso, non vogliamo fare un semplice revival, vogliamo anche portare qualcosa di nuovo, perché sennò non ha senso fare musica. Ex Gringoise, oggi Gringoise. Non proprio ex, siamo sempre stati noi, abbiamo cambiato la pronuncia perché tutti noi dicevano Gringoise. Quindi. Allora, Gringoise, grazie, ciao.